Dottoressa, questa settimana della raccolta del farmaco andrà avanti fino al 14 di febbraio, in tutte le farmacie ovviamente. Sì, certamente, ormai sono anni che partecipiamo, è un'iniziativa molto importante come potete immaginare, perché purtroppo le emergenze quotidiane ci sono sempre, oltre all'emergenza che ci ha colpito ormai da un paio d'anni e più, e però continuano ad esserci le cose quotidiane, e quindi è fondamentale che si possa dare anche una piccola mano, ma va fatto. Quali sono i farmaci secondo lei più importanti da donare? Vabbè, i farmaci chiaramente sono tutti quelli senza obbligo di ricetta, quindi tutto ciò che si può acquistare senza una ricetta medica, per cui possono essere sciroppi, chiaramente per la tosse, per aiutare l'intestino, compresse, che ne so, per abbassare la temperatura, tante piccole cose, fermenti, piccoli, cioè degli integratori, tutto ciò che è di libera vendita. Ecco, dal vostro osservatorio questa pandemia ha, diciamo, messo in ginocchio ancora di più, secondo voi, le famiglie, anche per la spesa farmaceutica, che comunque è una spesa importante per la propria salute? Sicuramente sì, è chiaro che si fa molta attenzione a quello che si acquista, e magari qualcosa chiaramente viene lasciato indietro, e comunque l'emergenza farmaceutica in generale è una costante, c'è sempre, perché ci sono tante persone che purtroppo non sono in grado, non hanno possibilità di fare degli acquisti, diciamo, liberi, e quindi è importante partecipare. Ecco, questi farmaci saranno acquistati ovviamente tramite le farmacie, in questo caso farmacie comunali. Che strada prenderanno poi per raggiungere chi ha bisogno? Allora, i farmaci che noi raccoglieremo andranno alla Caritas nel caso specifico, e da loro chiaramente poi distribuite alle persone bisognose.